è intitolata I Santi Medici, Protettori della Città, la seconda stazione delle ferrovie del Nord Barese inaugurata a Bitonto, un intervento da circa 1 milione di euro interamente finanziato dalla Regione Puglia. Due banchine coperte per la sosta dei viaggiatori, un sottopasso che le collega, una piccola sala d'attesa, la biglietteria con uno sportello all'esterno ed uno all'interno della stazione. Un intervento di tipo leggero e poco invasivo che rappresenta però un passo importante nel processo di ammodernamento della ferrovia Bari-Barletta, che prevede tra l'altro il collegamento diretto con l'aeroporto Carol-Wojtyła, il raddoppio del binario tra Corato e Barletta e l'interramento del tratto che attraversa Andria. Il compito che ci siamo prefissi è quello di portare il treno ai passeggeri, non far sì che i passeggeri e i clienti debbano scoprire il treno e soprattutto che il treno diventi parte delle famiglie del territorio che noi serviamo. In questa stazione si crea una seconda fermata che avrà una funzione di collegamento all'interno di Bitonto. I cittadini potranno utilizzare questi mezzi per spostarsi tra i quartieri di Bitonto e potenzia le opportunità di collegamento tra Bitonto e Bari. All'inaugurazione sono intervenuti l'assessore regionale ai trasporti Guglielmo Minervini, il sindaco di Bitonto Raffaele Valla, il presidente di Ferrotramviaria SPA Enrico Maria Pasquini ed il